si è emerso da questo sopralluogo? Noi, come detto, siamo stati qua per verificare che tutti i lavori che erano stati programmati fossero stati effettivamente realizzati ed eventualmente se bisognava in qualche modo sollecitare o intervenire perché lo fossero nel più breve tempo possibile. Nello primo giorno del mio mandato ho sollecitato una determina dirigenziale che consente di procedere alla ripulitura degli oli e dei grassi e quindi di aggiungere un ulteriore piccolo tassello a quello che era già stato fatto. Siamo venuti a vedere qual era la situazione, effettivamente tutto sta procedendo in senso positivo. Abbiamo scritto una lettera, ho scritto una lettera al Presidente Occhiuto perché adesso bisognerà verificare se questi lavori produrranno i risultati attesi. E posso dire che ci aspettiamo che nel giro di qualche giorno la situazione migliori. Ovviamente tra 10 giorni io sarò di nuovo qua per verificare se effettivamente i miglioramenti attesi ci sono, se tutto sta funzionando come deve, se si stanno producendo i risultati che ci attendiamo. Sono stati ultimati gli interventi di manutenzione straordinaria che garantiscono il completo upgrading dell'impianto pensato nel 2019 e oggi in funzione. Questi interventi, diciamo, per quanto si possa garantire tecnicamente, nei prossimi 15 giorni daranno gli effetti sperati, quegli effetti che consentiranno fra gli altri la diminuzione, noi puntiamo all'eliminazione totale degli effetti odorigeni negativi, ma non possiamo limitarci a questo. Dopo la stagione estiva stiamo già pensando, e il sindaco Fiorita è informato di questo, a dei nuovi interventi che anche grazie all'entrata in funzione di questo ossidatore ci consentiranno di fare respirare l'impianto e quindi fare gli interventi di manutenzione straordinaria anche sugli altri comparti. È inutile dire che l'attenzione dal punto di vista tecnico è altissima. Chi vi parla costantemente e quotidianamente lavora sul depuratore, ancorché io sia, diciamo, relativamente da poco responsabile anche di questa situazione. Indipendentemente dal fatto che le cose poi si possano prendere al cuore, è un dovere, come dire, da dirigenti e funzionari quello di dare il più possibile per far sì che l'impianto funzioni quantomeno fino alla realizzazione del nuovo. Il sopralluogo di oggi è servito per far capire al sindaco la situazione? Sì, sì, sì. Il sindaco ha voluto avere piena cognizione di causa, piena contezza. Devo dire che per quanto mi risulta sia stato uno dei primi, primi interventi che ha fatto, è stato delucidato di tutto, ha condiviso e anzi perorato una strategia di attacco che abbiamo, che avevamo immaginato prima e stiamo continuando adesso, per cui va bene così.